capitali guarda le fotografie cadergli dalle mani, come in una scena a rallentatore. Vede Svetlana, Diana e Konstantin finire sul prato. Per un attimo la sua mente torna a quel primo luglio, al cielo sopra Oberlingen, alla collisione evitabile, ai suoi figli e a sua moglie rovinati sull'asfalto, e all'uomo che ha causato tutto il suo dolore. Ce l'ha lì davanti. E forse solo ora sa cosa deve fare. Nella tasca dei pantaloni ha un coltello.